Un giorno, un uomo decise di realizzare un posto dove risolvere uno dei più grandi problemi dell'umanità. Quell'uomo sono io. Quei problemi sono i disturbi provocati da film e serie TV. Quel luogo è Villa Giacalli. E qui mettiamo le esplosioni? No. Qui mettiamo le esplosioni. Bravi ragazzi, dai, insieme ce la facciamo. Mi raccomando, condivisione, ok? Parliamo di quello che vogliamo. Ah ragazzi, io sto guardando Riviera, questa serie bellissima. No, che non di serie TV. Io invece ho visto Pinocchio di Garrone. Ah sì, Pinocchio che c'è il bambino. Sì, quello col naso. No, ma no, perché neanche di film. Dai ragazzi, ma non mi dite che non c'è altro di cui parlare se non di serie TV e film, no? Alessandro, è però il gufo. I disturbi da serie TV sono molti, perché le serie TV sono tante, diverse, interessanti. Dottore? Dottore? Cosa? Sì, dove ero rimasto? I disturbi. I disturbi! Per esempio abbiamo un raro paziente con la sindrome da finale sospeso. Ragazzi, allora sabato pomeriggio ci vediamo a Pulp Fiction a casa mia. Bellissimo, certo, a che ora? Ci vediamo alle 3. E dove? Io sto a piazza... Piazza? Piazza! E poi i vari disturbi da sottotitoli. Personaggio Berlino. Che c'è scritto qua sotto? La Banca di Spagna. E quindi chi dice la Banca di Spagna? La Spagna. No. La banca. No. Lei, professor, lei. Fabio. Ma io o guardo o leggo. No. E sta avendo molto successo il corso intensivo per imparare a dire che guardi le serie TV in lingua originale senza sembrare degli stronzi. Io le serie TV le guardo solo in lingua originale. Com'era? Sembravo simpatica? Sì. Il punto è... Un'altra paralisi per scolamento da ricerca di cosa vedere! Ti faccio la manovra a Giacalli! No, dottore, come Esplosioni! Esplosioni! Insomma, il nostro è un lavoro con grandi difficoltà. Ci sono altri argomenti nella vita, non solo le serie TV. Che so, tu, ad esempio, no? La tua ragazza! E mi ha lasciato. E i genitori? Abbandonato. Lavoro? Licenziato. Cane. Mangiato. Come mangiato? Da un orso. Parliamo di serie, eh? Chi l'ha vista Fargo? Io! Io Fargo! E a volte grandi successi. Chi dice ciao? La luna! La luna! La luna! La luna dice ciao! La luna! E a chi dice ciao la luna? Ma la cosa importante è che Villa Giacalli è un luogo al riparo dalle tentazioni, dove nessuno guarda film e serie TV. Dai, dimmelo per favore, dai, lo voglio sentire, dillo. Esplosioni! No! Campane. Mai più film, mai più serie, mai... Solo una. Dottore! Ma lei sta guardando una serie TV? Oddio, la prima frase che finisco da quando sono in questa clinica! Ma lei sta guardando una serie TV, dottore! Ciao ragazzi, sono Ugo Giacalli! Se volete vedere nuovi video divertenti, iscrivetevi al canale! Iscrivetevi al canale! Cantate!